Signore e signori, oggi si va di torta di carote, una delle torte più buone che ci sia, ma sarò un po' di parte, la torta di carote la adoro veramente tantissimo, è una delle torte che preferisco in assoluto, è una torta molto semplice, veloce, la prepareremo insieme e vi farò vedere che è davvero veramente una banalità prepararla. Si prepara con tantissime carote crude che andiamo semplicemente a frullare e la prepariamo senza burro, quindi una versione con olio senza burro, il che la rende anche molto soffice. Ovviamente, ragazzi, è proprio una torta che ci possiamo concedere, direi anche una fettina in più, due fettine in più. Allora, inizio a pulire le carote. Allora, carote crude. Chi teme di utilizzare la carota cruda nella preparazione di un dolce, si vede che non ha mai provato questa strabuonissima torta di carote. Quindi provatela e poi ne riparliamo. Il forno per questo dolce deve essere preriscaldato, se la state preparando adesso insieme a me potete anche iniziare a preriscaldarlo. Io vado a pelare le carotine con la carote perché per la patata insomma che faccio prima, potete fare anche col coltello. Esistono chiaramente anche versioni della torta di carote, anche con le carote cotte, le carote lesse. Io la preferisco questa qua con le carote crude. È un po' come la torta di zucca, no? La torta di zucca ne abbiamo varianti con la zucca cruda, varianti con la zucca cotta. Posso usare quelle già tagliate in busta? Le carote? Sì, vuoi usare anche quelle, sì. Fanno bene anche quelle. Quelle 300 grammi, giuste e giuste. Se usi quelle già pronte in busta, quelle ci sono quelle già tagliate a julienne, puoi utilizzarle anche direttamente così come sono. Non serve neanche rifrullarle praticamente. Partiamo! Ok, carote pelate, teglia rivestita, partiamo. Inizio a frullare le mandorle. Mandorle senza pellicina. Quelle con la pellicina sono un pochino più amare, ecco perché io preferisco queste. Oltre che chiaramente ci vanno anche a cambiare un po' la colorazione della torta in generale, ok? Frullo un attimo, neanche tanto, giusto per... non voglio proprio la polvere, ok? Non voglio proprio la farina, voglio i pezzettini piccoli 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 di mandorla. Ok, quando lavorate la frutta secca, se volete frullare di più, per esempio di come ho fatto io, lavoratela a tratti, quindi azionate le lame, fermate, riazionate le lame, altrimenti le lame si surriscaldano e la frutta secca inizia a rilasciare i suoi oli. Io, come vedete, ho lasciato dei pezzettini un po' più interi e dei pezzettini un po' più tritati, proprio perché voglio questa consistenza. Frullo separatamente mandorle e carote perché voglio regolarmi bene sulla consistenza, sulla grana che riesco ad ottenere. Come vedete, ottengo anche questa... questa granella qua, un po' più polverosa e un po' più grossolana. A me piace così, però se preferite qualcosa di più fine potete anche tranquillamente utilizzare farina di mandorle o frullarle molto di più fino ad ottenere una farina. Metto nello stesso boccale le carote che vado semplicemente a tagliare a pezzi proprio per agevolare il lavoro del mixer. E andiamo a frullare anche le carote, le nostre belle carotine. Queste, come vi dicevo, non vanno a formare una crema, in questo caso verrebbe una crema, no? Non vanno a formare una crema, restano un po' come se fossero un po' a pezzettini, perché questa è la consistenza un po' rustica di questa torta di carote che vi assicuro ha il suo perché, è eccezionale. Se però non preferite intravedere il pezzettino di carota, il pezzettino di mandorla, perché magari sono consistenze che non vi piacciono, tranquilli, c'è soluzione per tutto, anche per questo. Andate a frullare le carote ed aggiungete adesso, mentre frullate le carote, l'olio a filo. L'olio insieme alle carote vi va a creare proprio una crema. Quindi potrete dopodiché aggiungere lo stesso le vostre carote frullate con l'olio all'impasto ed otterrete una torta che non ha più questa microscopica consistenza di carotine, ma sarà più vellutata. Questa che preparo io è un po' più rustico come sapore, ma insomma io la faccio apposta così perché a noi piace, fatta in questo modo. Dunque, planetaria o sbattitore elettrico, decidete voi, andiamo a mettere zucchero semolato, zucchero di canna, entrambi perché mi danno, vi dicevo, due consistenze, due profumi
completamente diversi, quindi li voglio appunto utilizzare entrambi. Poi uova. Allora mi servono 3 uova intere più un albume. Quindi facciamo una cosa, inizio a prendermi l'albume e lascio il turro da parte. Adesso vado a montare questi ingredienti qui. Parto da una velocità bassa, poi pian piano aumento. Quando il composto è ben montato, guardate un po' qui, è una bella montata, no? Può montare ancora un pochino, ma è già una bella montata. Adesso vi faccio vedere. Vedete che bello cremoso? Quando arriva a questa consistenza qui, quindi è diventato bello spumoso, arioso, eccetera, cosa faccio? Vado a ridurre al minimo la velocità di lavorazione e aggiungo l'olio al filo. L'olio al filo è sempre un olio che vado ad aggiungere pian pianino mentre continuo a lavorare in questo modo qui. Olio di semi. Benissimo, qui abbiamo montato, quindi è venuta una bella montata anche qui. Allora, aggiungo un attimo l'estratto di vaniglia. Faccio un'altra lavorata, il resto posso aggiungerlo anche a mano, così non ci dà fastidio di rumore. Benissimo. Ora io smonto qui perché non voglio questo rumore che si sovrappone alla mia voce e non ci capiamo più, ma potete tranquillamente continuare con lo sbattitore o la planetaria. Il composto è questo ed è pronto. Andiamo ad aggiungere le carote, che potete continuare ad aggiungere con la planetaria, che adesso sposto un po' così non ci dà noia. Lo faccio a mano solo per non avere questo rumore nelle orecchie praticamente. Quindi inizio ad aggiungere le carote, ne aggiungo un po' alla volta, così riesco ad amalgamarle meglio. Come avete visto, tritare le carote in questo modo qui, con le lame del mixer, piuttosto che non grattugiarle proprio con la grattugia classica, ne preserva il succo che resta concentrato all'interno delle carote stesse. Se invece andiamo a grattugiare con la grattugia, quella classica, non con la quale, che so, sì, quella stella, no? Quella con la quale si può grattare anche il formaggio, andiamo a rilasciare tanto tanto succo. Cosa comporta? Comporta che se noi il succo di queste carote lo abbiamo lasciato all'interno di questi pezzettini di carota, vuol dire che quest'umidità che hanno le carote verrà rilasciata pian piano in cottura nella torta, così la torta resta bella, umida. Poi dipende anche dalla tipologia di carote, ci sono anche delle carote magari freschissime, molto molto umide rispetto a queste. Ancora, mandorle. Anche qui faccio un paio di aggiunte giusto per mantenermi un po' più, per essere un po' più delicata. Setaccio la farina, la aggiungo un po' alla volta e la aggiungo sempre incorporandola con la spatola in questo modo qui. Sto aggiungendo ancora la farina e nel frattempo vi sto setacciando anche una bustina di lievito, classico lievito per dolci. Se vi piace e l'avete, potete anche aggiungere, aromatizzare con della scorza di arancia grattugiata. Come dicevo prima, in realtà questo mix arancia, carota, mandorla è proprio il mix perfetto per fare la camilla. Però non è che non possiamo utilizzarlo anche per questa torta qui. Torta camilla la trovate sul mio blog, però volendo possiamo utilizzare appunto l'aroma dell'arancia anche per questa torta. Allora, perfetto, mentre mescolate assicuratevi sempre che non ci siano dei residui di impasto non lavorato o di farina sul fondo della ciotola, ecco perché è molto utile comunque utilizzare la spatola, perché in questo modo qui ci si aiuta tanto. Aggiungo ancora un pizzico di sale, che come ben sapete aggiungo in tutti i dolci un bel pizzico di sale, perché il gusto salato va a stimolare le nostre papille gustative e ci fa riscoprire ancora meglio il dolce. Ok, guardate qui che impasto, cioè guardate qui tutte le carote e le mandorle, si vede tutto, carote, mandorle, tutto. È
Sarà buona, straordinaria. Bello, com'è bello cremoso. La mia bella torta di carote è pronta, eccola qui. Quindi ho utilizzato una teglia di 24 cm di diametro rivestita con della carta forno. Vado ad infornarla in forno statico preriscaldato 180 gradi per 30 minuti. Abbasso la temperatura a 170 e proseguo la cottura altri 10 minuti, dopodiché faccio la prova a stecchino. Se la torta è pronta, quindi c'ho un bel pollice in su alla prova a stecchino, vado a spegnere il forno. Apro la porta del forno, lascio il forno semiaperto ancora per 5-10 minuti. Solo dopo questo tempo estraggo la torta dal forno, la lascio intiepidire bene nello stampo e poi la sformo per farla raffreddare completamente sulla gratella. Vado ad infornarla. Ed eccola qua, ho l'onore di presentarvi la super buona, anzi super buonissima torta di carote, la più buona che ci sia. L'ho lasciata intiepidire un po' nello stampo nella quale l'ho cotta, adesso l'ho sformata prima sulla gratella per farla raffreddare un po' e adesso l'ho messa sull'alzatina. Le torte come queste, che sono torte da credenza, vi ricordo che vanno gustate fredde. I sapori si appagano meglio e sono ancora migliori, ma io ovviamente la torta di carote non resisto, no, quindi vado già di assaggio. Spolverizzo con dello zucchero a velo per renderla, ancora più gustosa. Spolverizzata benvenuto, vado a tagliarla. Mamma mia, che roba pazzesca! Al taglio si presenta sofficissima, all'olfatto si presenta profumatissima, sta solo da vedere al gusto. Dunque, questa è la torta, adesso la giro così potete anche vederla meglio, si presenta in questo modo qui. Come vi dicevo, sono ben percepibili, sia alla vista sia al palato, pezzettini di carota e pezzettini di mandorla. Lasciatela raffreddare perché questa, ragazzi, scotta ancora, cioè è incredibile, non so se vedete il fumo praticamente, è pazzesca, ma io non potevo aspettare ulteriormente, quindi vado subito ad assaggiarla. Magnifica, fuma ancora. Anche calda, è buonissima. Superlativa, proprio come me l'aspettavo, come me la ricordavo. Buonissimissimissimissima. Vado ad assaggiarla, o meglio vado a terminarla. E io vi do appuntamento alla prossima video ricetta, non la perdete, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sulle nuove ricette. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciatemi un like ed un commento. Non vi dimenticate di provare la mia fantastica torta di carote e fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacione e alla prossima! Bene, questa è mia, nel frattempo questa è mia.